Prova buonasera a tutti. Grazie di essere venuti in questo nel centro Dusty Facing. Magari molti non lo conoscevano, altri magari l'hanno già conosciuto. E avete qualcuno già fatto qualche giro comunque per vedere dove ci troviamo? In verità oggi continuiamo a volare alla fine, però andiamo molto oltre. Quindi diciamo questa iniziativa di Oltre il Cielo è la quarta che facciamo. Siamo partiti nel 2012 con una prima edizione, dopo c'è stato il Covid, va bene, così via, e abbiamo detto perché non ripartire. E dove lo facciamo? Vabbè, facciamola da Dusty Friday, visto che si parla di volo e visto che qui effettivamente abbiamo anche fatto anche la scorsa estate delle attività tipo astronauta per un giorno per i ragazzi e via dicendo. Allora, adesso aspettiamo il dottor Andrea Possenti, che oltre ad essere un amico è un grande divulgatore, è il primo ricercatore all'Università di Cagliari, anzi all'Istituto Nazionale di Astrofisica. Tra l'altro gestisce un posto bellissimo a nord di Cagliari, dove c'è un osservatorio astronomico planetario, e diciamo gestisce anche il radiotelescopio che c'è in Sardegna, uno dei più grossi d'Europa. Lui tra l'altro è stato uno tra gli scopritori, poi racconterà anche un pochino, delle pulsar doppie, ma da dove? Dal radiotelescopio in Australia, di Perth, che è famoso perché è stato quello che, anzi si esalta molto per questa cosa laggiù, perché sono stati quelli che alla fine hanno raccolto l'immagine del primo uomo sulla Luna, e sono stati loro che hanno ricevuto il segnale e l'hanno distribuito poi in tutto il mondo, quindi c'è questa cosa. Questa serie di conferenze, oggi parliamo di buchi neri, voglio parlare a lui, però ovviamente non mi permetterei mai di entrare nel merito di questa cosa, e è una serie di incontri in cui anche il prossimo invece parleremo di eclissi, tra l'altro c'è una bellissima eclissi di luna totale il 16 di maggio. Il problema nostro che cos'è? Che questa eclissi è alle 4 del mattino, anzi probabilmente faremo fatica anche a vederla, perché ovviamente la luna già sta tramontando. Poi la terza invece si parlerà di impatti cosmici alla fine, cioè di come la Terra effettivamente si trova in un miliardo,
cioè che effettivamente è costantemente bombardata da queste rocce che arrivano dal cielo. Praticamente la Terra è un bersaglio, tanto per avere un'idea. E ci sarà questo professor Romano Serra, tra l'altro porterà anche i meteoriti da toccare, perché lui va in giro nel mondo a cercare proprio i crateri di impatto meteorico. Lui è stato Tunguska, è stato anche in Russia, giusto? Ma che vi ricordò 5-6 anni fa? Libia, Algeria, che ti porterà anche tutti questi oggetti da toccare. E poi invece l'ultima si parlerà ovviamente, ma dove sono tutti quanti? Cioè alla fine, la vita extraterrestre. C'è tutta una ricerca ovviamente anche riguardo a questa cosa qua. Però stasera partiamo davvero con un argomento abbastanza tosto. Ma c'è da dire che Andrea è sicuramente la persona più idonea per spiegarcelo. Eravamo rimasti ad esempio i buchi neri, l'orizzonte degli eventi, tutti questi oggetti che tra l'altro non si erano mai riusciti neanche in passato a osservare moltissimo, invece adesso grazie alle nuove tecnologie si sono riusciti a osservare e a capire un po' di più. Quindi ci parlerà e ci intratterrà appunto di questa cosa. Siete tanti, tra l'altro abbiamo anche della gente online, perché siccome sono arrivate tante richieste, allora abbiamo detto quelli che non ci stanno, eventualmente lo facciamo anche in live via YouTube. Quindi un saluto anche da chi ovviamente è online. Quindi ci tratteremo più o meno, un'oretta e mezzo, spero sia interessante. Vi ringrazio ancora di essere venuti in questo posto che c'è dal 2019 qua. Quindi ad Asti Fresh Sim è nato nel 2014 per l'idea di un imprenditore bergamasco che è il signor Fabrizio Arizzi, appassionato di volo. Abbiamo iniziato che eravamo in un appartamento di 90 metri quadri con un solo simulatore statico, tipo questo che c'è qua dietro, che so che questo è nuovo. Dopodiché abbiamo avuto l'idea di sviluppare tutta questa cosa qui. Siamo il centro più grande d'Europa dedicato al pubblico generico, cioè non professionista. Concetto un po' questo. Abbiamo anche i caccia, abbiamo sviluppato appunto il full motion che vedete là dietro. Poi ovviamente prima di andare vi lasciamo anche un buono che se volete utilizzare poi anche nella struttura, non vi portiamo sulla Luna, ma sicuramente realizziamo dei sogni. Cioè anche chi voleva magari fare il pilota di massa nel cassetto, noi glielo facciamo assaggiare un pochino. Bene, io lascerei la parola a questo punto a... giusto, il microfono. Andrea, tu sei stato bergamasco di Treviglio, però da anni a Cagliari, diciamo decenni, è un primo ricercatore appunto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ringraziamo per la sua disponibilità che ci intratterrà in questa serata. Facciamo giusto un applauso di coraggio. Sentite tutti anche là in fondo? Grazie. Grazie di essere venuti, grazie soprattutto a chi mi ha invitato e ha ideato questa serie di incontri che mi sembrano dai titoli tutti estremamente interessanti. Spero di non sfigurare rispetto a quelli che sentirete le prossime volte, che conosco bene come colleghi e che saranno bravissimi anche intrattenenti. Scusate. Quello di cui cercherò di parlarvi, sperando appunto di non annoiarvi questa sera, è un'idea generale su una popolazione di oggetti che troviamo nel cosmo e che sono molto diversi da quelli che l'esperienza quotidiana ci insegna a conoscere, cioè i buchi neri. E vedremo come in realtà ce ne siano di diverse tipologie, di diverso marchio di fabbrica, con un diverso processo produttivo. Per arrivare lì, bisogna fare però un passo indietro per capire anche l'importanza, se vogliamo, delle attuali conoscenze su questi corpi celesti. Il passo iniziale che vogliamo fare è quello della fisica classica, che comincia sostanzialmente con Galileo e che per quello che riguarda
il moto dei corpi celesti, ha un grandissimo personaggio a spronarla nella persona di Keplero. Costui, senza avere a disposizione alcun telescopio, quindi niente di simile nemmeno a questo, ma soltanto l'occhio nudo, osserva il moto dei pianeti e sulla base di questa osservazione costruisce tre leggi fenomenologiche che descrivono il moto stesso. Una di queste leggi ci dice che il moto di un pianeta attorno al Sole, ma per estensione il moto di due qualunque corpi che si orbitano uno attorno all'altro, si svolge in un piano. Le orbite descrivono una figura geometrica che chiamiamo ellisse, praticamente una circonferenza un po' schiacciata. I corpi, quanto più sono vicini, quanto più la loro velocità relativa è alta, e quanto più sono lontani l'uno dall'altro, quanto più la loro velocità relativa è bassa. E poi c'è la sua terza legge, che connette la dimensione dell'orbita, quello che possiamo rappresentare qui con la lettera A, al periodo con cui l'orbita è percorsa, T. Ora, queste tre leggi sono state interpretate a livello teorico da un altro grandissimo personaggio della storia della scienza, vale a dire Isaac Newton, che probabilmente anche senza bisogno della leggendaria mela, che non è sicuro che davvero lo abbia stimolato, è arrivato ciò non di meno a scrivere la legge di gravitazione universale, che qui vediamo, che forse abbiamo conosciuto su qualche libro di testo di cui possiamo ricordarci o che ancora oggi frequentiamo, specialmente mi rivolgo alle facce più giovani della sala. Cosa ci dice questa legge? Che la forza di gravità, FG, cioè la forza con cui due corpi si attraggono, è proporzionale ad una costante, G, che chiamiamo costante di gravità, al prodotto della massa dei due corpi, M1 ed M2, e all'inverso del quadrato della loro distanza. Ora, se prendiamo questa legge, vediamo come possiamo facilmente interpretare la caduta della mela sulla testa di Newton. Ho riscritto esattamente quella legge in un modo un po' più cromatico, in cui abbiamo che con M in colore verde c'è la massa della nostra Terra, con M in colore rosato, fucsia, c'è la massa della mela, D grande è la distanza fra il centro della Terra e, se volete, il centro della mela, G è sempre la solita costante. Allora, Newton dice esiste una forza fra il centro della Terra e la mela, una forza di tipo attrattivo, e allora se abbiamo i nostri due protagonisti, cosa succede? Che al momento in cui noi tagliamo il picciolo, o il picciolo si rompe per fatti suoi, semplicemente per maturazione della mela stessa, la mela è tale per cui nulla più la trattiene, nulla più si oppone a questa forza di gravità, e quindi la mela tende ad andare laddove la forza di gravità la chiama, cioè verso il centro della Terra. E questo è il motivo per cui la mela cade verso il centro della Terra. Attenzione, la mela ha una velocità, al momento in cui si rompe il picciolo, che è zero rispetto al centro della Terra. È lì, ferma, pesa all'albero, togliamo il picciolo, comincia a cadere, cade verso terra. Andrebbe al centro della Terra se non ci fosse la superficie terrestre, ovviamente si schianta al suolo sulla testa di Newton prima di arrivare là, ma la sua tendenza sarebbe di andare là. Ora, la grandezza di Newton è stata di capire che questo stesso fenomeno è il fenomeno che presiede all'orbita, ad esempio, della Terra attorno al nostro Sole. In questo caso i protagonisti cambiano, si scambiano i ruoli. Il ruolo che qui abbiamo dato alla Terra lo possiamo dare, ad esempio, al nostro Sole, e il ruolo della mela lo diamo alla Terra. La formula che scriviamo è esattamente la medesima. L'unica cosa che cambia è l'interpretazione dei tre simboli. In questo caso M verde è il Sole, che è la massa più grande in gioco, M color fucsia è la nostra Terra, D grande è la distanza fra il centro della Terra e il centro del Sole. Ebbene, la forza che si stabilisce fra il Sole e la Terra ha esattamente la stessa
scrittura della forza che abbiamo visto prima stabilirsi fra la mela e la nostra stessa terra. A questo punto spesso qualcuno alza la mano, specie quando racconto queste cose a quelli un po' più giovani, e mi dice: ma la terra non cade dentro il sole, allora com'è la storia? Com'è possibile che possiamo applicare la stessa legge fisica per due fenomeni di caduta apparentemente così diversi? Il trucco, che non è un trucco ma è una constatazione, è quello che in qualche modo vi anticipavo prima. La mela, al momento in cui tagliate il picciolo, è ferma rispetto al centro della terra, comincia a muoversi solo dopo. Invece la terra, quando si è formata circa 4 miliardi e mezzo di anni fa da una nube che aveva al centro il sole, la terra non era per nulla ferma, aveva una sua velocità di moto, anche con una componente perpendicolare alla congiungente Terra-Sole. Quindi la Terra ambirebbe a cadere dentro il Sole, secondo questa forza, ma non ce la fa, perché la presenza di questa velocità iniziale fa sì che la Terra continui a cercare di cadere senza completare mai la sua caduta. Cioè si mette in un'orbita attorno al nostro Sole. Questo è quello che Newton capì per primo, che i due fenomeni sono esattamente lo stesso, sono entrambi fenomeni di caduta libera. In un caso il fenomeno è di caduta libera di un corpo con velocità iniziale nulla, e quindi viene giù dritto. Nell'altro caso è un modo di caduta libera di un corpo con una velocità iniziale non nulla, che quindi deve percorrere un'orbita. Ecco quindi nell'interpretazione della fisica classica spiegato praticamente tutto riguardo all'interazione gravitazionale fra due corpi. E in effetti nei decenni e secoli successivi l'applicazione di questa legge della matematica adesso connessa, che pure Newton aveva sviluppato, permise di calcolare quasi tutto, le traiettorie delle palle di cannone, l'orbita della Luna attorno alla Terra, l'orbita di coppie di stelle che si orbitano l'una attorno all'altra, tutto sembrava funzionare. Adesso sembrava, in realtà non funzionava completamente al 100%, c'era in particolare un'osservazione, quella che riguardava il moto del pianeta Mercurio, Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, che in realtà non mostrava un'orbita che rispettasse esattamente le leggi di Keplero, cioè che rispettasse una forma di ellisse chiusa, ma l'orbita aveva, qui molto più esagerata, un aspetto di una rosetta in cui l'ellisse scivolava in avanti orbita dopo orbita. E di quanto scivolava in avanti? Beh, mica di tanto, Le osservazioni indicavano che scivolava in avanti di qualcosa come circa 575 secondi d'arco per ogni secolo. 575 secondi d'arco è un angolo molto piccolo. Siamo dell'ordine di circa 10 minuti d'arco, cioè un sesto di grado. Quindi scivolava in avanti di un sesto di grado ogni secolo. Gli acutissimi esperti di meccanica celeste che si affidavano alla legge di Newton erano già riusciti a spiegare buona parte di questo fenomeno. Una correzione alle leggi di Keplero dovuta al fatto che ci sono effetti mareali fra il Sole e Mercurio, e questi effetti mareali deformano un po' l'orbita e la fanno scivolare in avanti. Questi conti, molto precisi, tutti fatti a mano, allora non c'erano né la calcolatrice né i computer, indicavano però che l'ampiezza di questa orbita doveva essere un pochino più piccola di quella osservata. C'era una discrepanza di circa 43 secondi d'arco, una piccola discrepanza, tra quello che si osservava e quello che predicevano tutti questi calcoli. Uno poteva anche decidere di trascurare questa lieve differenza e dire vabbè, ci siamo quasi, perché preoccuparsi della differenza? Fortunatamente qualcuno nella scienza si è preoccupato di questa differenza e ha cercato di trovare un motivo per spiegarla.
Questo qualcuno, un signore che conosciamo ben tutti, si chiama Albert Einstein, e per spiegare questa cosa, unitamente a tante altre problematiche che aveva in mente, ha sviluppato la sua teoria della relatività, divisa in due grandi parti, la cosiddetta teoria della relatività stretta, che è stata scritta nel 1905, e la teoria della relatività generale successiva. Ora, già la teoria della relatività stretta meriterebbe 3, 4, 5 conferenze per essere descritta e per spiegarne tutta la bellezza e tutta la stranezza. Vi ricordo solo due o tre cose, ma poi non ho tempo oggi di parlarne. Queste due o tre cose che la caratterizzano sono, ad esempio, il fatto che se avete due sistemi di riferimento, cioè due persone che osservano lo stesso fenomeno, e le due persone sono in moto una rispetto all'altra, con una quindi velocità non nulla, ebbene, se voi prendete, che so, ad esempio, la distanza tra questi due piloncini e la misurate, la persona che la misura come adesso io sono, misura una distanza diversa da una qualunque persona oppure da me medesimo che passo in questo modo a fianco ai due piloncini. Se faccio la misura passando così, mi viene un valore diverso se la faccio stando fermo. Cioè, le lunghezze dei segmenti fisici dipendono dal sistema di riferimento. Questa cosa va sotto il nome di contrazione delle lunghezze e crescere della velocità di moto. Analogamente, se io misuro il tempo fra due qualunque eventi, ad esempio adesso non lo faccio cadere, altrimenti quando lo posso usare, ma fra l'istante in cui lascio questo oggetto e l'istante in cui esso urta il terreno, se calcolo questo intervallo di tempo stando fermo come sono adesso, ottengo un valore. Se lo calcolo passando velocemente o facendo l'operazione mentre corro, il tempo mi viene diverso. E questo fenomeno va sotto il nome di dilatazione dei tempi. E poi la conseguenza più famosa di tutte, perché la riportano in tanti anche sulle magliette, è la famosa relazione fra energia e massa. Il famosissimo E uguale mc4, che ci dice che la massa di questo piloncino, anche quando lui è fermo, è associata ad una data energia. La fisica classica ci dice che se questo è fermo l'energia è zero, l'energia cinetica è zero. Non ci facciamo nulla con questo oggetto fermo. Non possiamo convertire questo oggetto in altra energia. Invece Einstein ci dice, guardate, questo oggetto fermo possiede un'energia notevole, notevolissima direi, perché dentro quella scrittura lì il valore C4 è la velocità della luce nel vuoto al quadrato. La velocità della luce nel vuoto è 300.000 km al secondo, quindi la distanza Terra-Luna coperta in circa un secondo, o se volete 8 volte il giro della Terra in un secondo sull'equatore. Se la elevate al quadrato, capite che diventa un numero ancora più grande, e allora se prendete anche una massa piccola di un grammo, vi viene una quantità di energia notevolissima. Se prendete una massa così cospicua come quella di questo bastone, vi assicuro che vi viene una quantità di energia che se dovessi in questo istante convertire tutta questa massa, altro che un'esplosione termonucleare. Sparisce tutto nel raggio di decine di chilometri. Se io convertissi tutta questa cosa istantaneamente in energia. Ora, questo è quello che è scritto sulle magliette, l'abbiamo tutti sentito dire, potrei parlarne altre tre ore, mi piacerebbe anche, ma non è l'argomento di oggi. E quindi vi dico che la seconda grande intuizione di Einstein è invece stata la relatività generale. Non spaventatevi della formula, io la metto perché secondo me è una formula più bella e più importante di quella che usiamo sulle nostre magliette. Quindi se uno dovesse scegliere che formula mettere su una maglietta, io metterei la seconda e non la prima. Però capisco anche che la seconda è un po' più ardua, diciamo così, da acchiappare, però ve la voglio almeno far vedere e dirvi che cosa contiene questa formula senza spiegarvi nessuno dei termini, che è assolutamente inutile fare in questo contesto. Questa formula ci dice che quello che è a sinistra, e qui c'è un uguale in mezzo, quindi dividiamo ciò che è a sinistra da quello che è a destra, quello che è a sinistra rappresenta il modo in cui è curvo lo spazio-tempo.
prima cosa che uno può domandarmi, ma che cos'è questo spazio-tempo? Lo spazio-tempo è l'insieme di tutti i fenomeni fisici. Ad esempio, se un fenomeno fisico è l'urto di questo mio pointer sul terreno, questo urto è associato a quattro coordinate. Un punto dove l'urto avrà luogo, diciamolo qui, che almeno non si rompe, qua su questo tavolino c'è un punto, e ho tre coordinate per poterlo definire. Mettiamo che ad esempio il sistema di riferimento qui sia l'angolo lì in basso dove c'è la porta d'ingresso, io devo tirare tre coordinate per stabilire x, y, z, per stabilire dove è questo punto sul tavolo. E poi la quarta coordinata è l'istante di tempo in cui il mio pointer urta contro il tavolo stesso. Quindi con quattro coordinate io ho definito l'evento fisico urto del mio pointer sul tavolo. Voi immaginate di prendere tutti gli eventi fisici che possono verificarsi in questa stanza, tutti quelli che sono avvenuti nel passato e tutti quelli che avverranno nel futuro. Metteteli tutti assieme in un enorme insieme, questo lo chiamate spazio-tempo. È una struttura quadridimensionale, tre dimensioni spaziali e una dimensione temporale, che definiamo spazio-tempo. Ebbene, cosa ci dice il lato sinistro di questa equazione? Che lo spazio-tempo può essere curvo, quindi non essere piatto, non essere come una mappa geografica su un foglio di una plante che ci risulta piatta, ma essere anche curvato, come se volete la stessa mappa, se ne prendiamo il libro e la curviamo. E sul lato destro cosa c'è? C'è la fisica sul lato destro. Sul lato destro c'è una grandezza, a parte alcune costanti, T grande, che ci dice quanta materia ed energia c'è in un dato punto di questo spazio-tempo. Quanta più materia e energia c'è qui sulla destra, siccome qui c'è un uguale, quanto più curvo è lo spazio-tempo sulla sinistra. Se qua a destra ci fosse zero, qualunque cosa uguale a zero dovrebbe essere uguale a zero, quindi la curvatura sarebbe uguale a zero. Quanto più rendete grande il termine da questa parte a destra, quanto più la curvatura qui diventa grande, quanto più piegate il libro su cui c'è la vostra mappa, dovete cominciare a piegarlo fortissimamente. Ok? Bene, questa è la matematica dietro la relatività generale. E qual è pittoricamente la sua interpretazione? Purtroppo, secondo me, lo spazio-tempo è quadridimensionale, avremo bisogno di vivere in uno spazio pentadimensionale a cinque dimensioni per poter disegnare una figura a quattro dimensioni. Noi facciamo le mappe geografiche sul nostro foglio del libro a due dimensioni, una superficie del foglio di un libro, perché viviamo in un mondo a tre dimensioni e allora riusciamo a disegnare due dimensioni. Ovvio che col computer, col CAD, riuscite anche a girare le cose, a sembrare le cose 3D, ma è un effetto che il vostro computer impartisce, se volete un'illusione ottica che il vostro computer impartisce al nostro occhio, ma in realtà lo schermo del computer sempre bidimensionale è, istante per istante, quello che viene raffigurato ha sempre comunque due dimensioni, perché oltre non possiamo andare al nostro limite fisico. Allora, per darvi un'idea un po' intuitiva di che cosa sia la curvatura dello spazio-tempo, dobbiamo immaginare di essere invece in uno spazio a sole due dimensioni, invece che a quattro immaginiamo di essere uno spazio che ha solo due dimensioni, ad esempio ha solo una lunghezza e un tempo, ad esempio. A questo punto possiamo disegnare il nostro spazio-tempo con una superficie bidimensionale ed è quello che facciamo con questa rete qui raffigurata di rette che si incrociano e chiamiamo quello lo spazio-tempo. Quindi ogni punto su questa rete rappresenta un evento fisico. La posizione della mela in questo punto ci dice che la mela si trova all'istante 0 in quella una certa data posizione. Ok? La Terra qui si trova in una certa altra posizione del nostro universo, ad esempio allo stesso istante 0 o a un altro istante, questo non è importante. Ora, cosa possiamo da questa immagine dedurre? Che laddove c'è la mela c'è poca massa energia, perché la mela è un etto, due etti di massa. Se la converto tutta l'energia vi assicuro che fa un bel danno come questa cosa qui, però diciamo è poca massa rispetto a quella della Terra.
Quindi dove c'è la mela la curvatura è quasi inesistente, non riusciamo a disegnarla, ma dove c'è la Terra lo spazio-tempo è invece bello curvo. Adesso tagliamo il picciolo. Cosa succede alla mela? La forza di gravità non esiste più. Semplicemente vedete che non ne ho minimamente parlato. Non ho parlato che esista qualcosa che la Terra dice alla mela di fare, tipo vieni vicino. Questa è la visione di Newton. Qui invece, tagliando il picciolo, l'unica cosa che la mela può fare è di confrontarsi con dove si trova. E dove si trova è uno spazio-tempo che ha una direzione di scivolamento privilegiata. Quale sarà la direzione di scivolamento? La mela andrà da questa parte o tenderà a infilarsi nell'imbuto? Ovviamente si infila nell'imbuto. E questo è il motivo, secondo Einstein, della relatività generale, per cui la mela cade sulla Terra. È un completo stravolgimento del concetto stesso di forza di gravità. Un tale stravolgimento che subito i fisici, specialmente gli sperimentali, hanno detto: ci sembra una cosa così assurda che dobbiamo subito trovare un esperimento per mostrare che non sia vera. Prima lo troviamo, meglio è. E ci si sono messi di buzzo buono dal 1917 fino ad oggi. E la storia conoscete bene, il futuro del futuro non per certezza, anzi magari chiuderò dicendo che il mio lavoro è sperare che questa cosa prima o poi si riesca a fare, cioè dimostrare che questo non è completamente corretto, ma a oggi tutti gli esperimenti fatti in tutti i contesti hanno mostrato che questo è il modo in cui la natura davvero sembra comportarsi. Il problema per arrivare a fare dei test accurati di questo fenomeno è che purtroppo sono fenomeni molto tenui dal punto di vista sperimentale. Vi dicevo di misurare la lunghezza di questa distanza passandoci di corsa, dovete andare molto di corsa per misurare una lunghezza diversa rispetto a quella di star fermi. E nel caso della relatività generale è ancora peggio, perché per diciamo così misurare degli effetti rilevanti bisogna andare laddove la relatività generale sia significativamente più importante che la fisica classica. Per fare questo uno può stimare che tipo di corpi ha senso utilizzare. Una stima nasce ad esempio dal paragonare quella che è l'energia di gravità predetta da Newton, che è data da questa formula, ma questo adesso non interessatevi di ciò, e grav è l'energia di gravità di un corpo come risultante dalla fisica classica, mentre al denominatore qui l'energia di riposo è quella che vi ho fatto vedere prima, prevede la relatività speciale di Einstein. Quanto più sarà questo rapporto grande, quanto più avremo che dovremo includere delle correzioni alla relatività. E allora adesso andiamo a sostituire dei valori per non farla troppo lunga. Nel caso della Terra, se mettiamo il valore della massa della Terra e del raggio della Terra, vedete che otteniamo un miliardesimo. Quindi la correzione che ci aspettiamo alla fisica classica imposta dalla relatività generale, in tutte le misure che facciamo vicino alla Terra, è di al massimo una parte su un miliardo. Oggi si riesce a misurare, ci sono tanti fenomeni che si riescono a misurare con questa precisione, e quindi Einstein e la sua teoria passano anche questi test, però chiaramente sono test un po' complicati da fare, e lo sono stati molto a lungo complicati. Se andiamo vicino al Sole è un po' meglio, ma non tantissimo meglio. Mettiamo la massa del Sole, il raggio del Sole, andiamo a un milionesimo, quindi le correzioni da fare alla fisica classica quando ci avviciniamo al Sole sono di una parte su un milione. Ma esistono per fortuna nell'universo oggetti molto più promettenti, che sono le cosiddette stelle relativistiche. Prima di vedere quanto sono promettenti dobbiamo dire due parole per dire cosa sono queste stelle relativistiche, e una schematizzazione le unisce tutte e tre assieme, le tipologie di stelle, in quello che possiamo chiamare
l'aspetto finale dell'evoluzione di un corpo cosmico stellare. Le stelle nascono in ogni momento, circa una massa solare, cioè una stella all'anno nasce dentro la nostra galassia, quella bella struttura lattiginosa che vediamo sopra la nostra testa, specie d'estate, se siamo sotto un cielo abbastanza scuro, dentro quella nasce circa una stella all'anno. Ebbene, ma queste stelle nascono, vivono, evolvono e poi anche periscono alla fine. Come periscono? Il nostro Sole finirà come stella nana bianca, cioè come una stella che più o meno mantiene la massa del Sole attuale, ma che è molto più piccolo, sarà circa grande come la Terra. Questo avverrà fra circa 6 miliardi di anni. Ora, quindi la nana bianca è una delle possibili fine dell'evoluzione stellare e riguarda tutte le stelle che nascono con una massa compresa tra 8 centesimi e circa 3-8 masse solari. Stelle più massicce, che hanno una massa iniziale, diciamo fra 8-19, 8-20 masse solari, non finiscono la loro vita come nane bianche, ma la finiscono dopo aver conosciuto un'immane esplosione, che chiamiamo esplosione di supernova, in cui la stella diventa brillante con l'intera galassia per qualche giorno, settimana. Dopodiché quello che resta al centro è un oggetto che ancora una volta ha una massa simile a quella del Sole, ma un raggio molto più piccolo di quello di una nana bianca. Un raggio grande come la tangenziale di Milano. Immaginate di schiacciare tutta la massa del Sole dentro qualcosa che ha le dimensioni della tangenziale esterna di Milano, in quel modo se riuscite a farlo, avete creato una stella di neutroni. Perché stella di neutroni? Perché compattando così la massa non la riusciamo più a trovare nello stato standard della materia, che è fatta, l'avrete sentito dire, da protoni, neutroni ed elettroni, più altre cose in tracce. No, quando la comprimete così tanto, i protoni e gli elettroni tendono a fondersi assieme e quindi avete una materia in cui c'è prevalentemente la presenza di neutroni. Quindi senza grande fantasia queste stelle sono state chiamate stelle di neutroni. Quello che succede è che dopo l'esplosione di supernova quella che resta al centro è la stella di neutroni. Se all'inizio della sua vita la stella aveva una massa fra gli 8 e le 20 masse solari, se la massa iniziale invece era ancora più grande, oltre i 20-25 masse solari e più, fino a centinaia di masse solari, quella che resta è un buco nero. La contrazione delle regioni centrali della stella non viene più arrestata da nessuna forza conosciuta. Continua a comprimersi finché la gravità, la forza di gravità, o se volete in termini einsteiniani, la curvatura dello spazio-tempo, lì dove c'è la stella, diventa così grande che non solo uno di noi non può più allontanarsi se andasse nei paraggi a vedere cosa c'è, a parte che prima di essere arrivato lì avrebbe già dei notevoli danni fisici, ma diciamo non solo uno di noi, c'è un corpo macroscopico, potrebbe più allontanarsi. Nemmeno una singola particella, nemmeno un singolo protone potrebbe più allontanarsi, ma nemmeno una singola particella di luce, quelli che chiamiamo i fotoni, una singola onda elettromagnetica potrebbe più allontanarsi da lì. Quindi la luce non potrebbe più essere emessa da questo corpo, che chiamiamo pertanto buco nero. Ok? È un nome che è nato negli anni, non l'ha creato Einstein, è un nome che è nato negli anni 60 per rendere conto del fatto che appunto in modo molto semplificato, se accendete una lampadina abbastanza vicino a uno di questi corpi, la luce della lampadina non vi raggiunge mai, ma al contrario viene risucchiata dentro il corpo stesso, quindi se luce non può lasciare questi corpi appaiono neri. Inoltre vi dicevo, vi accennavo al fatto che questi corpi nascono in presenza di un accumulo di materia, di addensamento di materia via via sempre più grande, tale da curvare lo spazio-tempo in una maniera sempre più profonda, creare un buco nello spazio-tempo, un imbuto profondissimo nello spazio-tempo. Ecco quindi il nome buco nero. Questo nome ovviamente è poi stato portato avanti da allora
a oggi. Durante questa contrazione della materia, la materia continua a restare tale, eh? O meglio, magari i neutroni si trasformano in qualcosa di ancora più elementare, quark o quant'altro, ma quello che maggiormente è affascinante riportare è che succede un'altra cosa, ovvero sia quando l'avanzamento di questa contrazione ha raggiunto un certo livello, attorno alla materia in contrazione si crea una superficie del tutto immaginaria, non fisica, ma dalle conseguenze fisiche rilevantissime, che chiamiamo orizzonte degli eventi, cioè una superficie che divide l'universo all'esterno di essa, dove gli eventi che hanno luogo possono mandare a noi un messaggio del loro accadimento, possono mandarci un'onda elettromagnetica, una particella, dire guardate che sono qui, io vengo nello spazio-tempo, sono capitato qui, in questo punto, a quest'ora, da un pezzo di universo che invece è all'interno di questo volume racchiuso dall'orizzonte degli eventi, all'interno del quale tutti, qualunque evento abbia luogo, non potrà più mandarci nessun segnale all'esterno. Quindi una vera separazione fra l'universo osservabile e l'universo invece non più osservabile, l'universo al di fuori del nostro orizzonte e all'interno invece dell'orizzonte del buco nero. Ora, il primo che ha saputo sistematizzare in modo formalmente corretto questo processo di collasso e formazione di un orizzonte degli eventi è questo signore Roger Penrose, che ha essenzialmente dimostrato che nel collasso gravitazionale delle regioni centrali di corpi massicci deve per forza formarsi una cosiddetta singolarità, cioè una regione a densità tendenzialmente infinita. Possiamo anche aggiungere la temperatura infinita. Però questa regione a un certo punto, prima di raggiungere questi livelli di infinito, si veste di un orizzonte degli eventi. E se uno applica formalmente quindi le equazioni di Albert Einstein, ne esce obbligatoriamente la conseguenza che i buchi neri, definiti a questo punto in modo univocamente corretto come regioni dell'universo chiuse dentro un orizzonte degli eventi, questo tipo di buchi neri deve per forza esistere, sono una conseguenza diretta della relatività di Albert Einstein. Per questo tipo di lavori fatti negli anni 50-60, questo signore, fra l'altro, ha vinto il premio Nobel per la fisica proprio 2 anni fa. Bene, ora, quanto è grande questo orizzonte degli eventi? Un altro signore lo aveva calcolato molto tempo prima, come risultato formale, senza capire esattamente che cosa significasse, ma calcolando matematicamente il risultato a partire dall'equazione di Einstein che ho fatto vedere. Questo signore qui raffigurato si chiama Karl Schwarzschild e fra l'altro è stato il primo a ricavare una soluzione matematica delle equazioni di Albert Einstein. Albert Einstein a volte si pensa che è il soltore delle equazioni, il fisico importante. Il fisico importante è quello che scrive l'equazione, non quello che la risolve. E questo è un classico esempio, perché Karl Schwarzschild, eminente fisico chiaramente, non tutt'altro che l'ultimo arrivato, però quasi nessuno lo conosce nel mondo, tranne gli addetti ai lavori. Ma lui è il primo che ha risolto, almeno in un modo, le equazioni di Albert Einstein. Albert Einstein ha scritto la sua equazione e non l'ha risolta, semplicemente perché non era capace di risolverla. Ma è chi scrive l'equazione che cambia la fisica, non chi la risolve. Ok? Ora, questo signore invece l'ha risolta e fra le cose che ha dimostrato è che l'orizzonte degli eventi che si forma come conseguenza di queste equazioni ha, un pasto, ha questa dimensione. La
la dimensione D dell'orizzonte degli eventi è uguale a 4 volte la costante di gravità diviso il quadrato della velocità della luce, quindi queste sono costanti note osservativamente, per la massa della stella. Quindi più una stella è grande, più grande è il suo orizzonte degli eventi, e una stella grande avente massa doppia dell'altra ha un orizzonte degli eventi doppio dell'altro. Una stella o un corpo avente una massa 100 volte il precedente ha un orizzonte degli eventi 100 volte più grande in diametro dell'orizzonte degli eventi dell'altro corpo celeste. Quindi noi sappiamo esattamente quanto è grande un buco nero grazie al lavoro di questo signore Karl Schwarzschild. E sappiamo invece poi, da considerazioni osservative fatte in seguito, queste veramente puramente osservative, che i buchi neri ne esistono di due tipi, in realtà, almeno due tipi, in realtà, perché questo è un risultato osservativo, non è più un risultato teorico. Quindi dei buchi neri definiti come una regione dello spazio protetta da un orizzonte degli eventi debbano esistere, ce l'ha detto Penrose. Quanto siano grandi ce l'ha detto Schwarzschild, ma che esistano davvero in natura ce lo devono dire le osservazioni, perché qualunque idea umana, anche la più bella, la più esteticamente piacevole, la natura potrebbe essersi rifiutata di implementarla. Semplicemente una bella idea, ma questa cosa non capita, ok? Allora, osservativamente si sono visti a oggi esistere due diverse classi di buchi neri. Una classe è quella dei buchi neri cosiddetti stellari, che sono un po' quelli di cui ho parlato finora, risultano alla fine della vita di stelle molto massicce, il cui collasso del nucleo produce il nostro buco nero. Quando sono grandi, utilizzando la formula di Schwarzschild, vedete che sono 30-300 km, quindi sono oggetti ancora piuttosto piccoli. Esiste una seconda classe però di buchi neri, che sono i cosiddetti buchi neri supermassicci, che questi invece nascono come agglomerato, almeno oggi si pensa, come agglomerato successivo attraverso le ere geologiche di buchi neri più piccoli. Si mettono assieme, la loro massa cresce e può arrivare a valori straordinariamente elevati, 1 milione di masse solari oppure fino a 10 miliardi di masse solari. In questo caso sono molto grandi, hanno dimensioni che vanno dal milione alle decine di miliardi di chilometri, se vogliamo esprimerli in termini della distanza Terra-Sole, nel senso che il Sole non è proprio vicino a noi, non è neanche lontanissimo, però ebbene, questi buchi neri hanno dimensioni che vanno da 2 centesimi della distanza Terra-Sole a 200 volte la distanza Terra-Sole. 200 volte la distanza Terra-Sole è più delle dimensioni del sistema solare fino ai pianeti più esterni. Quindi questi buchi neri supermassicci sono oggetti enormi, sono grandi come tutto il sistema solare fino a Nettuno e anche oltre di dimensioni. Ebbene, adesso vediamo nei prossimi 10 minuti di supportare quello che ho detto con degli esempi. Vi ho detto, oggi sappiamo osservativamente che esistono, ma non più naturalmente come abbiamo fatto a dirlo. E allora, un primo esempio nasce da lavori che sono cominciati negli anni 60 alla ricerca di sistemi binari, cioè sistemi formati da due stelle. Ora, più di metà delle stelle che sono in cielo sono in sistemi binari. Ci sembrano occhio tutte separate, tranne qualche raro caso che usiamo anche per parlare la nostra acutezza visiva con alcune stelle dell'Ossa Maggiore. Ma in realtà, quando guardate con un telescopio, vedete che quasi tutte le stelle sono in sistemi binari. Ebbene, fra questi sistemi binari, perché non può esistere qualcuno formato da una stella che ha un buco nero e un'altra stella che ha una stella normale? Un sistema binario così fatto, prima o poi, succede che la stella, tra virgolette, normale, nella sua evoluzione, comincia a cedere massa al nostro buco nero. Il buco nero si mangia il gas di questa stella, non se lo mangia per via diretta, non fa come la mela che casca verso il centro direttamente, perché questo gas ha una sua velocità iniziale e quindi non può andare giù dritto nel buco nero,
dovrà andarci giù seguendo delle orbite, che sono delle orbite spiraleggianti verso il buco nero. Quindi quello che uno si aspetta è di andare a trovare dei sistemi tipo questo, con una stella che perde massa e poi questa si raggruppa in una struttura a disco attorno ad un oggetto oscuro che si mangia gran parte di queste cose. Ebbene, il primo candidato noto di questo tipo è stato scoperto appunto negli anni, primi anni 70, si chiama Cygnus X1 perché la costella prima sorgente a raggi X scoperta dalla costellazione del Cigno. Ebbene, calcolando la massa della stella che è oscura in questo sistema, è stato inquadrato da tutti i telescopi del mondo, si è potuta misurare la massa della stella visibile, quella, per fare un esempio, questa stella più grossa visibile. Si è potuta calcolare la massa totale del sistema e a quel punto, per sottrazione, massa totale meno massa della stella visibile, si è stimata la massa dell'oggetto che invece non si vedeva, dell'oggetto oscuro, ed è risultato che questa massa era maggiore di 10 volte la massa del Sole. Non ho avuto modo di dirvi prima, ma ve lo dico adesso, che una stella di neutroni al massimo può avere una massa di 2 volte e mezza, 3 volte la massa del Sole. Qualunque oggetto compatto che abbia una massa maggiore si riteneva, e ancora oggi si ritiene, che dovesse essere un buco nero. E quindi questo era un fortissimo indizio. Oltre a questo sistema se ne sono riscontrati circa un altro paio di centinaia similari, che al centro del disco di gas presente in questi sistemi, lì al centro ci fosse un buco nero stellare. Però non era lo smoking gun, non era la prova ricercata. Questo ha dovuto aspettare ancora un po' e venire da un campo completamente diverso da quello dell'astronomia ottica, cioè dall'astronomia delle onde gravitazionali. È arrivata grazie a gli studi fatti con questi strumenti, che vedete hanno una forma a L, sono dei grossi tubi dentro i quali è stato fatto il vuoto e si fa correre avanti e indietro un raggio laser. Ce ne sono due negli Stati Uniti e uno anche in Italia, vicino a Cascina, in prossimità di Pisa. Si chiamano interferometri per onde gravitazionali, quello vicino a Pisa prende il nome di Virgo. Cosa si misura in questi interferometri? Essenzialmente si misura la distanza che c'è fra uno specchio posto qui al centro di questa casa centrale e un altro specchio che è posto agli estremi di questi bracci. Bracci che sono lunghi circa 3 km. Si misura come questa distanza varia nel tempo. Qualora due masse cospicue di oggetti relativistici, come quelli che abbiamo appena detto, maneviante, stelle di neutroni, buchi neri, abbiano in un certo momento, in un certo punto dello spazio, a unirsi assieme e a fondersi, la relatività generale di Albert Einstein predice che durante questo fenomeno si deve emettere una grande quantità di energia sotto forma di onde gravitazionali. Cosa sono queste onde gravitazionali? Sono onde che si propagano nello spazio-tempo. Ricordate quella rete che vi ho fatto vedere all'inizio? Immaginate di buttarci dentro qualcosa che produce delle increspature e delle onde che, proprio come sulla superficie di uno stagno, si propagano in tutte le direzioni. Ma non lo fanno su un supporto fisico, sulla superficie di uno stagno, o le onde acustiche che provocherei sempre facendo cadere questo mio oggetto sul tavolo. Voi sentite un rumore perché qua si propagano delle onde acustiche che poi partono in tutte le direzioni e voi le sentite. Queste no. Queste sono onde che si propagano come perturbazioni nel tessuto dello spazio-tempo. Questa è la predizione delle equazioni di Einstein, ormai costruita come predizione dagli anni 30-40 del secolo scorso, provata in precedenza, perché questo fenomeno è ancora più difficile da vedere degli altri fenomeni che vi avevo preannunciato prima. Tanto per dire, la fusione di due buchi neri
a una distanza dell'ordine di qualche decina di milioni di anni luce da noi, fatti i conti con le equazioni di Einstein, si vedeva che doveva modificare la distanza fra due specchi posti a 3 km di distanza uno dall'altro di una grandezza inferiore a un decimo millesimo del diametro di un nucleo atomico. Non sto dicendo di un intero atomo, ma del nucleo dell'atomo. Un decimo millesimo di nucleo di atomo su 3 km. Bisognava mettersi in grado tecnologicamente di misurare le distanze tra i due specchi con questa precisione. In realtà questo già si era ottenuto negli anni 60. Il problema più difficile era evitare che qualunque altra cosa succedesse attorno a questi tubi producesse delle variazioni di distanza enormemente più grandi. I colleghi di Virgo mi raccontavano che loro vedevano benissimo le onde con calma piatta, mare in calma piatto, che andavano a rifrangersi sulla battigia di Marina di Pisa. Contavano ogni singola onda. Immaginate quanto poco effetto fa un'onda di un mare completamente piatto, per esempio, quella cosa lì. Questo sistema è a 10 km dal mare, loro vedevano, contavano ogni singola onda. Bisognava quindi rimuovere tutto questo background di cose che non c'entravano niente per poter vedere l'unica cosa che c'entrava. E ci sono voluti 60 anni di sviluppo tecnologico per arrivare lì. Quindi il problema non è tanto misurare distanze così piccole, che si riesce, è vedere che non ci siano altre cose che producono variazioni così piccole nel vostro sistema. Ma finalmente quello che è successo è che il 14 settembre 2015, quando ancora il sistema non era stato aperto ufficialmente, era ancora in fase di calibrazione, quello che si è visto è, al variare del tempo, qui sotto ci sono i secondi, qui è mezzo secondo dall'inizio alla fine, presso i due interferometri americani è stato ricevuto questo segnale. Ora, questo segnale era stato precalcolato nell'ipotesi di fusione di due buchi neri di una certa massa, e queste che vedete qua in colore giallo tenue e in colore azzurrino tenue sono le previsioni di questi calcoli, mentre in arancione più, diciamo così, con una sezione più grande, e in azzurro di sezione più grande, è il segnale effettivamente rilevato. Cos'è questo segnale? Sono le variazioni di distanza fra i due specchi. Quindi in questo punto qua la variazione di distanza era massima, qui era zero e qui era massima in senso opposto, nel senso che ovviamente un po' si allontanavano e un po' si avvicinavano rispetto alla posizione media. Questa osservazione ha permesso di concludere che a produrre questo segnale doveva essere stata una coppia di buchi neri stellari di massa rispettivamente 29 e 36 volte la massa del Sole. Quindi eccola l'osservazione cruciale, una delle osservazioni più importanti nella storia della scienza da quando Galileo ha costruito il metodo sperimentale, che ha permesso di concludere tutta una serie di cose di cui dovremmo parlare a lungo, non ho tempo oggi di fare, ma in primis per quello che voglio dirvi oggi, ha permesso di concludere che i buchi neri stellari esistono davvero. E naturalmente, meritatamente, questi tre signori hanno guadagnato il premio Nobel per questo esperimento. Sono quello che ha ideato l'esperimento, quello che lo ha, diremmo, general manager, quello che l'ha effettivamente portato avanti, un esperimento che ha coinvolto circa 3.000 persone per 40 anni, quindi portare avanti una cosa con zero risultati per 40 anni senza che tutto si dissolva è una grandissima performance anche manageriale, direi. Quindi anche se lui, diciamo, magari come fisico è molto meno rilevante di tanti altri, ma essere riuscito a fare questa cosa, mantenere assieme il gruppo l'idea e l'esperimento per così tanto tempo, soprattutto continuare a farsi dare i soldi per così tanto tempo in assenza totale di risultati, chiaramente è una cosa che passa al premio Nobel. E questo signore qua invece qua, magari un po' più conosciuto, Kip Thorne, è invece il fisico, il relativista che aveva fatto poi bene tutti i conti, e anche ben conosciuto perché tutte le cose, le simulazioni, non tanto simulazioni, insomma, le, sì,
chiamiamole simulazioni, che si vedono nel film Interstellar, ha fatto lui i conti, li ha praticamente dirette lui. Ora, che cosa avremmo visto se fossimo stati là? Là dove? A 1.300 miliardi di anni luce da noi c'erano due buchi neri di 29 e 36 masse solari. Se fossimo stati abbastanza vicini, cosa avremmo visto di questi due buchi neri nell'ultima fase della loro evoluzione? Avremmo visto questo. Tutte quelle stelle che vedete muovere non sono stelle che si stanno muovendo in realtà, sono punti luce, ognuno associato a una stella diversa, che vengono deflessi dalla presenza del campo gravitazionale straordinariamente curvo dei due buchi neri. E quindi, a seconda di come questo campo gravitazionale si muove, poi apparentemente le vostre stelle si muovono. Ebbene, avete visto che i due buchi neri si sono fusi a formarne uno solo più grande. Questa è la relazione, chiaramente, ma una relazione reale, come mostrano queste immagini, cioè fatta usando le equazioni giuste. È una relazione che mostra esattamente quello che avremmo visto se fossimo stati là 1.300 milioni di anni fa, perché le onde gravitazionali hanno impiegato 1.300 milioni di anni per arrivare fino a noi, scuotere un po' la Terra, scuotere un po' i nostri rivelatori ed essere quindi rivelate. Bene, e i buchi neri supermassicci? Beh, si credeva da tempo, si supponeva da tempo che potesse essere vero che almeno alcune galassie, se potessimo andare a visitare al loro centro presentassero un buco nero. Questa è un'animazione, questa invece non è reale, diciamo, una vera e propria cartoon, di quello che sarebbe un viaggio al centro di una galassia simile alla nostra, al centro della quale si supponeva, questa animazione dei primi anni 2000, esistere un buco nero bello ciccione, di quelli che si sono mangiati tanti altri buchi neri, quindi sono cresciuti di massa, attorno al quale ci fosse un disco di gas e lui si mangiasse un po' di questo gas progressivamente. Questa era, diciamo così, l'idea che si era sviluppata a seguito di una serie di osservazioni sperimentali, soprattutto radioastronomiche e nei raggi X negli anni 70, 80 e 90 del secolo scorso. Ebbene, oggi sappiamo che questo è vero, e lo sappiamo grazie alle osservazioni fatte presso i quattro telescopi ottici del cosiddetto Very Large Telescope, che si trova in Cile a 2500 metri di altezza, il cosiddetto Cerro Paranal, è l'osservatorio australe europeo. Queste quattro cupole, anche se non hanno tanto la forma di cupola, contengono ognuna un grosso telescopio da 8 metri di diametro, quindi un oggetto che ha uno specchio principale che praticamente ha un diametro pari all'estensione qua della prima fila delle vostre seggiole. Ora, cosa hanno fatto di questi quattro telescopi? Li hanno uniti assieme. Hanno creato, con della fibra ottica, un sistema tale per cui le immagini prese da tutti i quattro telescopi del centro della nostra galassia venissero simultaneamente convogliati dentro questa apparecchiatura, e grazie a ciò hanno ottenuto la capacità di vedere le singole stelle che si trovano vicine al centro della nostra galassia. Dopodiché le hanno osservate per 15-20 anni. Vi faccio vedere adesso il risultato di queste osservazioni. Di una parte di queste osservazioni la vedete correre gli anni, e ognuna di queste è una delle stelle, e dove c'è questa star qui è il centro che già si conosceva della nostra galassia. Come lo si conosceva? Perché lì c'è una potente sorgente di onde radio. Quindi si vedeva lì c'è il centro, tra l'altro è proiettato nella costellazione del Sagittario. Ebbene, vedete che seguendo il moto di queste stelle in tutti questi anni è apparso evidente che tutte le stelle seguivano traiettorie sostanzialmente ellittiche. E allora, anche applicando semplicemente la fisica classica, dalla traiettoria ellittica, una volta che l'avete mappata tutta, potete risalire alla massa totale del vostro sistema. Ad esempio, la massa totale, somma della massa di questo oggetto, di cui qui non c'è evidenza perché non si ne vedeva neanche uno qui al centro della nostra galassia, e la massa di una di queste stelle. Ora, la massa di quelle stelle lì
si può sbagliare di 10 masse solari, ma si conosceva abbastanza bene dalle stesse osservazioni ottiche, eh? Potevano essere 20, 30 masse solari, 10 forse, ma non si poteva sbagliare di più, non poteva essere un milione di masse solari. E invece la somma della massa di una di queste stelle con l'oggetto oscuro al centro è stata misurata per la prima volta in modo inequivocabile e è risultata essere più di 4 milioni e 300 mila masse solari. Non poteva essere la stella ad avere questa massa. Le stelle più massicce che conosciamo nell'universo hanno una massa di 150 masse solari. D'altro canto, lì abbiamo un oggetto che ha una massa di 4 milioni e 300 mila masse solari che non si vede. Un oggetto di cui non abbiamo nessuna evidenza se non delle onde radio. Non è una stella, non emette luce. Che cosa può essere? Ebbene, dopo qualche, peraltro molto semplice, considerazione, si è concluso che l'unica possibilità è che si trattasse di un buco nero, supermassiccio, di una massa di 4,31, con poco errore, milioni di masse del Sole. Inoltre, quando è stato osservato un secondo passaggio della stella che avete visto passare più vicina prima al centro della nostra galassia, un secondo passaggio, si è notato che la posizione di minima vicinanza fra questa stella e il buco nero era scivolata in avanti. Ma guarda caso, quello che abbiamo detto all'inizio, capitare ad esempio Mercurio, le cui orbite non sono esattamente delle ellissi, ma sono delle ellissi che scivolano progressivamente in avanti. E quindi è possibile mostrare che anche questa coppia, buco nero centrale e stella che gli passa vicino, quando gli passa vicino l'orbita scivola in avanti. Quindi che la relatività generale si applica anche a questo sistema. Questa doppia osservazione, la misura della massa dell'oggetto oscuro là, più la misura dell'effetto di relatività generale che chiamiamo avanzamento del periastro di questa, dell'orbita di questa stella, sono valse il premio Nobel per la fisica ai due gruppi, uno tedesco e l'altro americano, che hanno fatto queste misure negli anni dal 95 al 2020. E questi sono i due singoli, Goetz e Andrea Goetz. Benissimo. Allora, oggi cosa sappiamo? Sappiamo che al centro della nostra Via Lattea esiste un buco nero supermassiccio, ma certamente però non è uno tipico, perché molti di questi buchi neri supermassicci, oltre a avere attorno un disco di materia, e non lo vediamo nel nostro caso, producono anche dei getti di materia, producono quello che in questa animazione possiamo vedere essere appunto un getto. Cosa succede? Succede che non tutta la materia, non tutto il gas cade dentro il buco nero supermassiccio, ma una piccola frazione di esso, prima di cadere dentro, viene risparato verso lo spazio ad altissima velocità e quindi produce questi getti. Questa è un'animazione, ma vi faccio assolutamente vedere dei getti invece reali, fotografati qua direttamente. Questo è il getto di questa galassia che prende il nome di 3C31, e se andate a zoomare progressivamente vedete che trovate alla base del getto che cosa? Due strutture coniche che emettono onde radio, che sono plasma altamente accelerato. Potete misurare la velocità del gas lì dentro, vedete che è una velocità molto vicina a quella della luce, e che emette onde radio, e che qui è raffigurato in colore rosso per distinguerlo dal resto, non è che emette onde rosse, chiaramente, emette onde radio che io ho raffigurato, anzi il collega ha raffigurato in colore rosso. E invece questa struttura qua, ciambella blu, che c'è lì attorno, quella è stata fotografata con il telescopio spaziale Hubble, quindi con un telescopio normale. E cosa rappresenta? Materia che emette luce visibile. E questa materia, poi si è fatta l'analisi anche spettroscopica, cioè della sua natura, si è visto essere polvere e anche in questo caso gas. E allora più o meno è quello che abbiamo visto prima, in quella rappresentazione artistica. Abbiamo
del gas che forma un disco, in termine tecnico si chiama disco di accrescimento, con il gas che progressivamente va a cadere all'interno di qualcosa che c'è qui al centro, ma non tutto, una piccola frazione viene poi risparata via sotto forma di getti. Obiezione che uno potrebbe sollevare, ma qui al centro non c'è un oggetto scuro, c'è una bella pallozzo bello bello luminoso, perché? Perché purtroppo queste osservazioni sono, purtroppo, perché queste osservazioni storicamente sono osservazioni dei primi anni 2000, vedete qua, anni 2000, quando la tecnologia era quella che era 20 anni fa. E questa tecnologia non permetteva di fare immagini così nitide come quelle che riusciamo a fare oggi. Se volete, non permetteva di arrivare alla risoluzione angolare delle immagini che abbiamo oggi. Ricordate le prime fotocamere digitali che avevano e sembravano tantissimi 100.000 pixel, ah, però per caspita. Oggi se uno non ha una camera da almeno 20 milioni di pixel viene considerato uno che manco fa le fotografie. Ok, cosa vuol dire passare da 100.000 a 20 milioni di pixel? Vuol dire aumentare nettamente la risoluzione angolare di tutte le immagini che fate. Il campo di vista sempre quello è, se lo dividete in 100.000 parti o in 20 milioni di parti, chiaramente avete un livello di dettaglio ben diverso. Ma negli anni 2000 si potevano solo avere quei pixel lì, non è che se ne potevano avere degli altri. E quindi si vedeva questa zona centrale luminosa perché? Perché mentre la materia sta per cascare dentro il buco nero, è lì che emette più luce. È un attimino prima di fare il saltino finale dentro che la materia emette più luce, come dire guarda mi sfogo per l'ultima volta e poi scompaio per sempre. E quindi è proprio attorno al buco nero che ci aspettiamo che la luminosità sia massima. Per sconfiare questo problema bisognava allora aumentare la risoluzione angolare. Per fare questo è stato messo in piedi un esperimento che prende il nome di Event Horizon Telescope EHT, che coinvolge radiotelescopi, cioè antenne per onde radio distribuite in gran parte del globo, come potete vedere, fra cui anche al Polo Sud. Ebbene, queste antenne sono antenne che ricevono microonde, cioè onde radio della lunghezza d'onda di 1,3 mm. Siccome la distanza massima fra due di questi radiotelescopi è dell'ordine di circa 13.000 km, questo permette di arrivare ad una risoluzione angolare di 25 milionesimi di secondo d'arco. Quindi dividete un grado in 3.600 parti e ottenete un secondo d'arco. Lo dividete in un milione di parti e ottenete un milionesimo di secondo d'arco. 25 di questi sono la risoluzione che riuscite a ottenere. Quindi una risoluzione veramente ultra spinta. Ed è grazie a questo che quando si è puntata questa galassia che prende il nome di M87, che aveva le caratteristiche di presentare un oggetto, questa è un'immagine ottica normale di questa galassia, vedete che c'è questo oggetto di materia emessa, ebbene si è puntata questa galassia perché si sperava che questa galassia presentasse una fenomenologia simile a quella che adesso qui vi rappresento con un disegno, cioè il disegno che già in qualche modo vi avevo anticipato, cioè presentasse un disco di materia, di gas, in cui il gas spiraleggia fino a cascare dentro un buco nero, una piccola frazione del gas viene sparata verso l'alto, e notate come la maggior parte della luce venga emessa dalla materia in caduta appena prima di cadere dentro il buco nero. Questo è quello che ci si aspettava da questo esperimento, in cui appunto abbiamo il disco di accrescimento, il getto. Ora, cosa predice la relatività generale su uno schema geometrico come quello che vi ho presentato? Ebbene, qui il lavoro è la combinazione del lavoro di questi tre signori, due ve li ho già presentati, il terzo ve lo presento ora, si chiama Roy Kerr, è a sua volta un relativista, che negli anni 60 ha calcolato quello che si chiama il raggio di cattura, che è qualcosa di un attimino più ampio del raggio dell'orizzonte RS, di cui già vi avevo parlato e che aveva calcolato Schwarzschild. Perché è un po' più grande? Perché in realtà voi queste
linee gialle che vedete qui, immaginate che siano dei raggi di luce che voi state cercando di percepire guardando qui dall'estremo destro di questa fotografia, di questo schermo. Ora, tutti i raggi di luce che intersecano questo disco immaginario a una distanza più piccola di 2,6 volte il raggio dell'orizzonte, vedete che fanno questa traiettoria e cascano inevitabilmente dentro il buco nero, tranne l'ultimo che fa una traiettoria che orbita attorno al buco nero e poi se ne va. Questo cosa vuol dire? Se vediamo le cose al contrario, cioè prendiamo tutti i possibili raggi di luce che si sviluppano nei dintorni dell'orizzonte del buco nero, è inutile parlare dei raggi di luce che si sviluppano all'interno dell'orizzonte, perché quelli, già abbiamo detto, non scappano di sicuro, ma quelli che si sviluppano qua appena di fuori dell'orizzonte, uno potrebbe dire magari scappano. In realtà effettivamente scappano, lo vedete apparentemente, perché si possono allontanare dal buco nero, ma vedete che in realtà entro il raggio di cattura questi non arriveranno mai a voi. Quindi si aspettavano di vedere un'ombra che circondasse questo buco nero al centro di quella galassia, un po' più grande del raggio dell'orizzonte, che fosse l'ombra di che cosa? Dei raggi di luce prodotti nel disco di gas in accrescimento, ma stoppati da questo fenomeno, cioè che non riuscivano ad allontanarsi più di tanto perché venivano poi ricatturati dal buco nero stesso. Questa era la predizione e adesso vediamo il risultato, che certamente tutti ricorderete, uno dei risultati più interessanti della fisica degli ultimi 10 anni. Eccola qui, questa è l'immagine che l'Event Horizon Telescope ha ricavato del centro di quella galassia. Identifichiamo i vari elementi nell'immagine. Abbiamo questa zona d'ombra che corrisponde al raggio di cattura, quello che vi ho mostrato prima, grande 2,6 volte il raggio dell'orizzonte. Abbiamo le zone qua più luminose che rappresentano la parte del disco di accrescimento del gas in caduta dentro il nostro buco nero, e la parte che si muove verso di noi e che quindi risulta un po' più amplificata come luminosità. E invece la parte opposta qui è quella dei raggi di luce che emergono dalla parte del disco di accrescimento, che si sta nella parte in cui orbita nell'allontanamento rispetto a noi. Siamo arrivati quasi a tirare le conclusioni, perché a questo punto si trattava di misurare quanto grande fosse questo raggio di cattura. Una volta misurato quant'era grande, avevamo quant'era grande l'orizzonte, 2,6 volte di meno. E una volta detto quanto è grande l'orizzonte, ricordate la relazione di Schwarzschild, avevamo quanta massa c'era dentro lì. Combinate tutti questi conti e ottenete che la massa dell'oggetto che si trova al centro della galassia M87 è di 6,5, con un errore di 0,9, miliardi di masse del Sole. Ed è quindi un buco nero super massiccio. Più recentemente si sono viste tante altre belle cose da parte di questo stesso esperimento, e ancora qualcuno ancora più eccitante verrà annunciata il prossimo, una settimana, fra 6 giorni, il 12 di maggio, quando ci sarà una nuova conferenza stampa internazionale dello stesso team, in cui in questo caso, non posso dirlo, però diciamo che l'attenzione si è rivolta sul buco nero al centro della nostra galassia, quello che abbiamo mostrato prima, essere già basso il premio Nobel a Genzel e Getz, ok? Vedremo che fotografia avranno prodotto, basta questa 6 giorni, per questo buco nero. Intanto avevano raffinato la precedente fotografia, vedete già questa com'è più dettagliata, con altre ulteriori immagini. E fra l'altro, ovviamente tutto questo permette ad esempio anche di studiare come è che nascono questi getti di gas, che sono un problema aperto in astrofisica da più di 50 anni. Allora, ultima slide. Sono ormai 58 anni dai lavori di questo signore,
che ovviamente sono costruiti sulla teoria della relatività di Einstein, che sappiamo che i buchi neri sono una conseguenza teoricamente obbligatoria della relatività generale. Ma abbiamo detto, non è che tutte le cose teoricamente conseguenti di una teoria devono poi davvero verificarsi in natura, eh? Ebbene, quindi questa era la teoria di 58 anni fa. Negli ultimi 7 anni abbiamo scoperto osservativamente che davvero i buchi neri stellari e i buchi neri supermassicci al centro delle galassie esistono davvero e sono i protagonisti di un'attività scientifica più fervente, più fervida e più attiva che mai. Grazie. Ovviamente, allora, non sì. Fatemi intimorire, un sacco di queste cose non le capisco neanche io, quindi se non le capite neanche voi, è solo normale, quindi domande di ogni tipo. Ecco, se avete domande, alzate la mano che io faccio il giro eventualmente appunto col microfono. Ok. No, però. Io ho una domanda più logistica che altro per quanto riguarda gli interferometri. Nel senso, il progetto è andato avanti tantissimo tempo, però mi chiedevo se tutto il tempo che riguarda l'esperimento fosse proprio di costruzione e poi migliorie sperimentali, elettroniche e così via, o se c'è stato un grande periodo in cui hanno teorizzato l'esperimento e tanti anni poi di affinamento della teoria prima di effettivamente mettersi a costruire le cose. Entrambe le cose, la teoria matematica, il signor Thorne, quello lì che poi ha fatto anche Interstellar, l'aveva completamente scritta per la fine degli anni 70, praticamente dopo di allora non si è aggiunto niente. Quello che si è aggiunto dopo è una grandissima quantità di teoria che sta dietro gli sviluppi tecnologici. Bisognava capire che tipo di specchi costruire, di che materiale farli. Bisognava capire quante volte far andare avanti e indietro ogni raggio laser per ottimizzare le cose, bisognava capire che tipo di contatore di fotoni bisognava mettere. Tutte queste cose hanno richiesto un grandissimo sviluppo teorico, di teoria tecnologica, teoria di cose poi da costruire e da provare, ed è questo che ha richiesto le 2000-3000 persone che dicevo, perché la teoria matematica l'ha fatta uno e lì finiva l'esperimento, non servivano altri 3.000 persone, sì, magari altri 10 per fare gli stessi conti e verificare che erano giusti, è sempre bene. Ma oltre quello, ma c'è stato bisogno di sviluppare tecnologie inesistenti ai tempi e questo ha richiesto di questo impegno. Dopodiché, ovviamente, c'è stato anche l'impegno costruttivo, è stata costruita una prima generazione di questi rivelatori negli anni intorno al 2005, che hanno funzionato qualche anno senza vedere nulla, perché era una prima generazione, quindi ancora la sensibilità non era quella giusta. Hanno chiuso tutto nel 2008-2009, hanno detto dobbiamo sostituire questo pezzo, riprogettato tutto, risostituiti, e al secondo giro, mentre stavano accendendo, hanno beccato il segnale. Dopodiché hanno tenuto acceso un anno, hanno rispetto e stanno tenendo spento da allora, riaccenderanno nel gennaio 2023 con due macchine, anzi tre macchine, anche virgo, molto migliorate rispetto a quelle che hanno già rivelato i primi eventi, che ci aspettiamo permetteranno di vedere eventi a distanza molto molto maggiore. Migliorate in che modo? Migliorate in tutta la tecnologia, in tutti gli aspetti tecnologici. Grazie Andrea. Altre domande? Ecco. Sì, grazie. Io cerco di, non due domande, ma devo capire se riesco a esprimermi. Allora, la prima infatti mi ha risposto era come mai il getto raggi X va perpendicolare, cioè hai detto che fondamentalmente ci sono un sacco di studi e l'argomento è dibattuto, perpendicolare all'asse di rotazione. Però quell'asse lì, quel getto, proviene dalla materia attorno o dall'interno del,
rispondo a questa, poi mi fa l'altra, così non mi dimentico. Ed è anche una precisazione giusta, perché avrei dovuto dirlo per evitare fraintendimenti. Ovviamente è materia che viene sparata via prima di cadere dentro. Una volta che la materia cade dentro è persa per sempre. Quindi questa è materia che probabilmente con degli effetti di collimazione di tipo magnetico riesce a venire convogliata sopra, diciamo, i poli del buco nero e fatta sparare via prima di cadere. Ok, la seconda è un po' più immaginifica, perché in parte la risposta ce l'abbiamo, cioè l'orizzonte degli eventi viene calcolato, non è una superficie fisica, in realtà quello che costituisce le masse sono, è come se ci fosse dentro qualcosa, no? Ecco, pensando alla meccanica classica, anche se anche a me hanno sempre insegnato che i buchi neri entri e basta, non puoi più uscire, se ci fosse una di quelle stelle lì del centro della galassia, come abbiamo visto la simulazione del VLT, eccetera, no, misurazione. Misurazione, infatti. Se ci fosse una stella che passa lì talmente veloce, potrebbe entrare e uscire dall'orizzonte degli eventi? Domanda interessante, no, la risposta è no. Però eventi di questo tipo, non con l'uscita, ma con l'ingresso, se ne sono visti 3 o 4 negli ultimi anni, non a carico del nostro buco nero al centro della nostra galassia, ma in altri buchi neri al centro di altre galassie, si sono visti proprio eventi in cui un'intera stella, quindi non un disco di accrescimento che piano piano travasa materia dentro, ma un'intera stella ha preso in pieno il buco nero centrale, l'ha disgregata e se l'è magnata tutta, diciamo. Ne abbiamo visto due o tre casi, sono molto interessanti e che sono molto istruttivi. E questa è la risposta alla domanda. Grazie mille. Adesso, perché siccome invece probabilmente qualcuno di voi ha sentito parlare di uno dei grandi lavori di Stephen Hawking, che ha parlato della possibilità per un buco nero invece di emettere qualcosa, vorrei fare delle precisazioni in merito. A livello teorico, i conti di Stephen Hawking sono assolutamente corretti e prevedono che in realtà qualche cosina da un buco nero possa uscire. Hawking ha combinato la fisica di Einstein e dei buchi neri della relatività generale con la fisica quantistica. La fisica quantistica ci dice varie cose strane, tanto strane di quella relativistica. Una di queste è che ovunque nell'universo continuano a generarsi e a morire particelle elementari. Nascono, durano un certo tempo e muoiono. Muoiono non è la parola esatta, si annichilano con altre particelle o si ritrasformano in energia. È proprio EMC quadro che ci permette di fare questo. Se avete un gruppo di energia potete trasformarla in massa, poi di nuovo in energia, poi di nuovo in massa, eccetera. E quindi particelle si generano apparentemente quasi dal nulla, non è nulla perché ci vuole ci sia energia, però se uno vede la materia, materia può, separa materia da radiazione, può immaginare che si formi anche materia dal nulla. Ora immaginate che questa cosa succeda al bordo di un buco nero, dove c'è l'orizzonte degli eventi. Se succede, in realtà, la fisica ti dice che non può nascere una singola particella in questi eventi, perché altrimenti le leggi di conservazione di certe grandezze fisiche, adesso non voglio tediarvi, non sono rispettate. Per poter rispettare dovete farne nascere almeno due particelle simultaneamente, particelle materiali. Immaginate di farne nascere due vicinissime all'orizzonte degli eventi, sempre per rispettare quelle regole che dicevo prima, le due particelle devono muoversi in direzione opposta. Immaginate che una si muove verso il centro del nostro buco nero e l'altra verso fuori. Sempre la fisica quantistica ci dice anche quanto durano queste particelle. Queste particelle possono durare a seconda di quanto è la massa loro associata. Se prima di sparire una di queste particelle ha percorso un tratto più lungo di quello che la separa dall'essere dentro all'essere fuori del buco nero, questa particella al momento in cui dovrebbe morire si trova fuori dal buco nero. Ma adesso non ha più un motivo per morire, perché non ha più l'altra particella con la quale deve andare a... E allora a questo punto quella particella è scappata dal buco nero. Questo, se non ci fosse null'altro attorno e voi aveste solo un buco nero, implicherebbe che se aspettate abbastanza tempo il buco nero evapora. Ecco la famosa...
famosa evaporazione dei buchi neri di Stephen Hawking. Questo è un classico esempio di una teoria formalmente corretta, indubitabilmente, per quanto ne sappiamo oggi, falsificabile, perché uno potrebbe dire costruisco un esperimento e vedo vicino al bordo del buco nero, esperimento ben ideale, e vedo se escono delle particelle, ma che potrebbe non avere nessuna apparenza nella natura, perché non esiste nessun punto dell'universo dove siamo nel vuoto perfetto. E se voi avete un buco nero astrofisico, cioè dove davvero c'è della materia anche poco densa, questo buco nero assorbe questa materia per questo fenomeno, quella che gli passa anche solo per caso addosso. E voi vedete che basta che gli intorni del buco nero siano poco meno che vuoti, quasi quasi vuoti, che la quantità di materia che il buco nero si mangia, semplicemente perché bombardato da particelle esterne, è sempre molto più grande di quella che può riemettere sotto forma di evaporazione. E quindi la massa del buco nero non diminuisce mai, e quindi il buco nero non evapora nella realtà. Potrebbe esserci un'eccezione che non tanto si verifichi oggi, ma che si sia verificata in qualche momento del passato, in cui fossero esistiti dei buchi neri di una terza classe rispetto a quelli di cui ho parlato oggi, cioè i buchi neri super leggeri, buchi neri cosiddetti primordiali, buchi neri che si sono formati nelle fasi iniziali di vita dell'universo con masse piccolissime, diciamo dell'ordine di un grammo, due grammi, tre grammi. Se la massa è così piccola, si riesce a mostrare, Hawking ha mostrato, che il tempo di evaporazione è molto più breve. E allora a questo punto potrebbe essere che effettivamente qualcuno di questi buchi neri si sia formato e sia poi evaporato. Però questo può essere successo solo quando questi buchi neri di questa terza classe esistevano. Oggi sappiamo sperimentalmente che non c'è traccia né necessità di postularne l'esistenza. Potrebbero essere vissuti però all'inizio della vita dell'universo. Ma cosa significa per evaporazione? Vuol dire che il fatto che il buco nero che ha una massa, ad esempio, un buco nero di 2 grammi, perde materia, per il processo di fisica quantistica che dicevo prima, se perde materia a ritmo, adesso faccio un numero a caso perché non mi ricordo quanto sia il valore giusto per un oggetto, per un buco nero da 2 grammi, ma diciamo perde materia a ritmo di un decimo di grammo per ogni secondo, dopo 20 secondi ha perso tutti i 2 grammi, non c'è più massa, e siccome un buco nero è caratterizzato soltanto da due grandezze, la sua massa e il suo regime di rotazione, se non ha più massa il buco nero non esiste più, e quindi semplicemente esatto, tutta la materia è andata all'esterno dell'orizzonte degli eventi, si è convertita in energia, e lo spazio-tempo lì che prima ci aveva l'imbuto si è riappiattito semplicemente perché non c'è più massa lì localmente. In questo senso il buco nero sarebbe evaporato. Questa è l'idea che sta dietro i lavori di Hawking. Ma il buco nero continua a ruotare? I buchi neri possiedono, allora i buchi neri ruotano, nel senso che possiedono sono associati ad una grandezza fisica che noi associamo a tutti i corpi in rotazione, che si chiama quantità di moto di rotazione o momento angolare. I buchi neri possiedono, in realtà il buco nero più generale possibile possiede una massa, un momento angolare, cioè un regime di rotazione, e anche possiede una carica elettrica. Si può però mostrare ancora una volta che questo è un buco nero matematico. Nell'universo gli oggetti elettricamente carichi si neutralizzano in tempi brevissimi. Quindi in realtà anche se un buco nero avesse una carica elettrica, dopo frazioni minimali di secondo si neutralizza perché attiva altre cariche di segno opposto dalle regioni circostanti. E quindi di fatto la carica elettrica è una cosa che interessa ai matematici, ma non i fisici. I buchi neri fisici possiedono solo massa e momento angolare. Ed è molto interessante questo, perché voi avete che tutto quello che è nella storia di una stella, che poi si trasforma in un buco nero, si converte in soli due numeri. Tutto il passato della stella finisce in soli due numeri. La massa e il regime di rotazione del buco nero,
che si produce alla fine della vita di questa stella. Un'altra cosa. Prego. Sarà spogliata. Allora, visto che ogni galassia ha un buco nero, è una fesseria dire che alla fine tutte le stelle della galassia creano quel buco nero, o è un'ipotesi assolutamente... Allora, il punto di partenza è che tutte le galassie hanno un buco nero oggi è quello che la stragrande maggioranza degli astronomi ritiene corretto, perché tutte le galassie che si sono guardate con sufficiente attenzione per scoprirci un buco nero al centro ce l'hanno mostrato. Per induzione uno assume che tutte ce l'abbiano, non è certificato, però è molto probabile. Quanto alle stelle che orbitano attorno, quelle in pericolo sono solo quelle molto vicine al buco nero. Noi ci troviamo a 30.000 anni luce dal buco nero al centro della nostra galassia. È vero che secondo la relatività generale di Albert Einstein, un'altra cosa di cui non ho avuto oggi modo di dire, quando due stelle si orbitano, l'orbita non può restare nelle dimensioni originali. A ogni orbita si devono avvicinare. Quindi noi ci troviamo a 30.000 anni luce, a ogni orbita intorno al centro della nostra galassia, e ogni orbita dura circa 200 milioni, 250 milioni di anni. Quindi ne ha fatte veramente poche quando la Terra esiste, 16, 17 orbite. Ora, è pur vero che l'orbita si stringe. Anche non considerando altri effetti, potrebbe essere interazione con altre stelle, quant'altro, che rallentano questo fenomeno, se lei calcola il tempo necessario per cui questo restringimento porti il sistema solare a cadere dentro il buco nero al centro, vede che tiene un tempo enormemente più grande del tempo di vita dell'universo. E certamente molto, molto più grande del tempo di vita del Sole, che noi sappiamo fra 6 miliardi di anni sarà diventato una nana bianca, e la Terra a quel punto probabilmente sarà stata anche prima di quel momento, anzi un mezzo miliardo di anni prima, sarà stata inglobata negli strati esterni del Sole, che prima si ingrandisce e poi diventa una nana bianca. Quindi non è un problema di cui noi come terrestri dobbiamo preoccuparci, non è un problema, diciamo così, per le stelle che si trovano abbastanza lontane dal centro delle proprie galassie. Ma abbastanza lontano è un termine che può essere sviante, in realtà basta essere veramente appena un po' più fuori rispetto al centro e non c'è il tempo perché quelle stelle cadano dentro prima di essere morte come stelle. La vera fine di una galassia, per quanto ne capiamo oggi, sarà per spegnimento di tutte le stelle, per spegnimento progressivo di tutte le stelle, per esaurimento del combustibile nucleare. Dopodiché queste stelle continueranno ad orbitare attorno al loro buco nero centrale per un tempo enorme senza cadere dentro. Bene, c'è ancora qualche domandina? Diciamo che è stancato. Eccolo, arrivato. Sono il tempo assassino, non tenete degli eventi, è l'unico umano. Scusi, se volete passassimo le zone degli eventi, sì. Noi come umani, cosa ci accadrebbe? Cioè, fisicamente. Questo è molto interessante. Nel caso di un buco nero stellare, non ce la facciamo. Come vi ho fatto vedere Interstellar, appena vi avvicinate a un buco nero di quel tipo lì, quello che succede è che le forze di marea vi stritolano. Avvicinandosi al bordo di un buco nero stellare vuol dire andare in regioni dove la curvatura dello spazio-tempo è enorme, e questo vuol dire che lo spazio-tempo dove avete il cervello è, a seconda che cadiate di testa o di piedi, è molto meno curvo, molto più curvo dello spazio-tempo dove avete i piedi. E quando la curvatura cambia, questo corrisponde a forze di distorsione mareale. Quindi venite veramente spaghettificati. Quindi per un buco nero stellare non c'è pezza. La cosa potrebbe essere più interessante per i buchi neri supermassicci, grandi ad esempio, come tutto il sistema solare. In questo caso, in realtà, la curvatura al bordo non è poi così esagerata. Anzi, in linea di principio,
se non ci fossero altri fenomeni, se il buco nero non emettesse raggi X perché la materia che gli cade dentro prima di cadere dentro emette raggi X, cioè se non ci fossero altri fenomeni collaterali, se il buco nero fosse super massiccio e quasi nel vuoto, voi potreste attraversare, penso, l'orizzonte degli eventi senza accorgervi, perché è un orizzonte privo di qualunque natura fisica, è un orizzonte veramente matematico. Il vostro orologio continuerebbe, secondo voi, a funzionare nello stesso modo, quasi, cioè se vi metteste a fare degli esperimenti di fisica lì, vi accorgereste che c'è qualcosa di un po' di diverso, ma sarebbe necessario fare esperimenti accurati. In pratica, in realtà, non vi accorgereste quasi di nulla. Salvo il fatto che chi li vede da lontano non riuscirà mai a vedervi entrare nel buco nero. Perché mano a mano che vi avvicinate al bordo del buco nero, l'orologio temporale di chi è lontano da voi batte a un ritmo enormemente, progressivamente sempre più diverso rispetto al vostro orologio. Quindi un minuto vostro, che potrebbe essere il tempo per attraversare l'orizzonte degli eventi, viene visto da un vostro compagno che con un telescopio vi guardasse da distanza di sicurezza, diciamo molto più lontano del buco nero, viene visto durare 1000 anni, 2000 anni, dipende da quanto lontano è. Quindi di fatto lui seguendovi non vi vede mai entrare nel buco nero, perché la dilatazione del tempo suo rispetto al vostro è tale per cui non arrivate mai là. Ma voi ci arrivate, se siete lì col vostro orologio. E questo è intimamente il concetto di orizzonte degli eventi, o se volete, di una sfera che protegge la singolarità. Il buco nero è uno spazio singolare nell'universo e noi non vogliamo che niente riveli ciò che c'è dentro la singolarità. Noi non come noi, perché diciamo così, abbiamo piacere che nulla si veda, ma perché le equazioni di Einstein ci dicono che la singolarità deve essere vestita, deve essere protetta. E se noi potessimo seguire uno che entra nella singolarità, la singolarità non sarebbe più protetta, noi conosceremmo la possibilità di vedere la singolarità. E questo è impedito dalla relatività generale. Perfetto. Ottimo. Io direi a questo punto di creare delle onde in questo spazio con un enorme applauso. Applauso per voi che hanno partecipato. Un applauso anche a voi e vi ringraziamo ancora. Vi ricordiamo, magari qualcuno addirittura si è segnato già anche per le altre, sempre contato. La prossima, che è venerdì prossimo, si parlerà di eclissi. Tra l'altro, come anche Andrea stasera diceva, ci sono dei momenti davvero che creano emozioni per chi riesce a vedere un'eclisse totale di sole o così via. C'è appunto Marco Bastoni, che è un divulgatore, ha scritto anche dei libri sulle eclissi. Tra l'altro, come dicevo, è il 13, giusto, venerdì 13, il 16 c'è un'eclisse di luna che purtroppo però non è così per noi favorevole, perché è alle 4:27 la totalità, se non sbaglio, ma ormai cala. Vi ricordo anche che oltre alle serate c'è poi la possibilità che creiamo un attimo, diciamo, di pratica attraverso tutto il 4 giugno al Rifugio Valtorta, che serve in macchina tranquillamente perché sono portando il telescopio, ovviamente non nello zaino, c'è la serata osservativa e quindi, sperando che il meteo, infatti poi eventualmente è l'11 giugno, si potranno osservare appunto vari oggetti del cielo, galassie, nebulose, stelle doppie, forse anche la luna c'è il 4. Bene, ringrazierei anche Fabrizio Arizzi, diciamo, spazio, che sta sempre lì. Grazie Andrea che ci hai preso per mano in questo sicuramente argomento che è un po' spigoloso, ma sicuramente la cosa che ha fatto è che ha innescato il pensiero e la curiosità, quello di sicuro.
e ci ha dato anche alcune dritte di cose che vedremo, sapremo sapere tra pochi giorni. Benissimo, grazie ancora. Adesso quando uscite vi verrà consegnata anche la brochure comunque della Bastify con un bono di 10 euro che se per caso qualcuno vi venisse anche voglia di volare, adesso i buchi neri non vi portiamo, quello però vi facciamo creare ancora delle avventure molto emozionanti. Grazie a tutti. L'esperienza volo e c'è poi sempre di modificare il tutore o qualcosa che abbia cosa didattica sia anche divertente. Fenomeni che ci vanno se uno volesse prenotare un'ora, mezz'ora, sì, c'è un'ora, 90 minuti che c'è ancora sette, e si può fare le foto tranquillamente e anche mandarle in giro. Uno può venire qua, fare
fanno i pacchetti per le comunioni, le crisi. No, i regali con i ragazzi sono nel 2014 sebbene sia evidente, ma incredibile come a bagnato. Non era Sky, però era differenza. È una parte della indole. Era di generale di superazione. Qua siamo qua dal 2019. Ma sempre che qualunque prodigio fa è tale per cui si può costruire un esperimento che dimostri molte delle teorie erano stati diversi. Che qui vendono anche i bianchi. Non andrò su un esperimento neanche concettuale che possa dire se questo esperimento viene in questo modo da teoria quale. E questo è qualcosa che a me personalmente non piace e che non mi piacere nessuno. Allora si poteva fare questa cosa, quello mi fa molto piacere parlare, anzi è da fare un effetto, ricordi, perché non c'è quella cosa che si alza. Ma lui dice che si può parlare di qualcosa. È di un po' in 737, come lì a Ryan. Non per portare ma si può e si deve dimostrare. Mi sono svegliato. E dare agli altri un modo per dimostrare che ci ho fatto. Intanto che le teorie del diverso, non ci daranno questa possibilità, stento a considerarle degni di attenzione sperimentale. L'attenzione concettuale, filosofica, per esempio, ma faccio un esperimento, no, finché qualcuno di questi eminenti teorici non mi dice che se il metodo devi fare in questo modo e se ti viene questo risultato io lo porto. A quel momento sono belli altri. Grazie, spero di non averti deluso con... Bene, grazie. Il modello? Ah, dici l'esempio della rete? Ma quello è ovvio che è sbagliato, non ho quello solo... Quello è assolutamente un'estrapolazione solo a uso mente didattico, a uso proprio di visualizzazione. Non si può visualizzare troppo in un modo. Sì, non sono sempre bidimensionali. Si potrebbe fare uno più verosimile se io ti porto qui effettivamente una scatola tridimensionale con la rete e ti faccio questo, sì, però è difficile portarla dietro. Sì, no, però si può essere meno sbagliati nel senso che dice lui, nel costruire con una rete tridimensionale uno spazio che abbia due dimensioni, cioè una spaziale e una temporale. Portandosi dietro un aggeggio tridimensionale si potrebbe dare un'idea un po' più precisa di quella che è. Astrofisici? Speriamo, mi sembrano promettenti. Mi sembrano promettenti. Tutto il tempo che appassionarsi tutti e tre siete appassionati delle stesse tematiche. Parlatene perché bisogna parlare di tutto e scambiatevi tutte le idee che volete, tenete sempre presente che c'è un sacco di cose ancora da chiarire nella fisica traslottica dei motivi. Io qui l'ultima sezione che vi ho risparmiato, tre slide erano cosa dobbiamo ancora imparare e lì ci sono ancora 20 anni, 30 di lavoro. Cosa che ben già sappiamo esiste, quindi capisco l'attrazione per le cose molto esotiche, molto nuove, ma se vi piace la materia sappiate che c'è un sacco di cose di incredibile interesse anche senza sfondare nella fantascienza. Grazie, tanti buoni, grazie. Thank you.
quella è rigorosa, cioè, perché tu ti metti in un punto preciso da cui guardi e vedi quello che ovviamente non è un tentativo di fare un mimicking dello spazio-tempo, è semplicemente una riproduzione di quello che vedresti se fossi là, quindi quello lo puoi fare in un modo assolutamente rigoroso, e quella è rigorosa, quella è fatta con le equazioni reali delle due, ovviamente le stelline che hanno messo lì le hanno messe lì a caso. Non è che non si può sapere a un miliardo e quali sono le singole stelline che ci sono lì. Una volta che hai messo a caso le stelline, il modo in cui la loro luce viene deflessa è esattamente quello corretto. Scrivetemi comunque se avete dubbi o altre cose. C'è il mio sulla locandina, non so se c'è, ma nel caso prendetene nota. Andrea.Cossenti, che è il mio nome, punto cognome, quindi ci viene dire su altre cose. Per tutta questa gente mi sembra un po'... Però certamente sì. Se è per un pubblico di più affezionati alla cosa e con un che non si spaventano a vedere qualche formula, allora di sicuro chiedete alla vostra insegnante di organizzare e poi fate sapere che io vengo. Chiocciola, INAF, Italia, Napoli, Ancona, Firenze, INAF, che è il mio istituto, istituto nazionale di astrofisica, punto IT. Tranquillamente tu e i tuoi compagni vabbè, ma io posso rispondere quando ho scritto di rispondere, sì. A qualunque cosa si risponde quando si attende, non istantaneamente. Va bene? Molto spesso queste molto spesso no, però no, perché tu metti anche il metto quando fai la sì, metti del metto perché adesso bene, è capitato adesso molto un po' che non va, mi è capitato però di andare anche a un prezzo sull'altro. Sì, adesso perché adesso il monitor è vedresti quello che c'è nel monitor. A Monza sono stato molte volte così. La realtà virtuale no. Mi è capitato. C'è proprio tipo cani, sei che urli. Sì, vai, guarda lì, diciamo non fare. Se conoscete qualcuno che è interessato, non voglio dire tante cose, perché questa amica del tuo. Compatibilmente con i miei, il fatto che c'è in Sardegna. Lei abita da là. No. Davide dell'osservatorio, no? Ha detto il tuo nemico. No, scherzo. Una volta era dal Prato. Ah, dal Prato. Amico che suo. Che poi aspetta, voglio dire una cosa, c'è aperto una capocchia. Apro una capocchia. Allora? Perché poi qua fai vedere il monitor, mio amico, perché adesso è il tuo suore. Magari un quarto d'ora in meno, non si può fare. Avendo sfocato la testa della generale. No, è la beh sì, però devi stare testo. Poi cosa succede? Vedi, chi è qua? Siamo qua sopra la mappa, siamo da rada, li dirigiamo. Questi invece sono quattro sedi degli ettari originali. Due tornati inglesi smantellati due anni fa. Senza carico, ovviamente. Sì, sì, eh?
però virtualmente noi possiamo lanciare. Ma sei giorni invece che appunto di puntare questa farsia è per una cassetta, verrà lanciata di più tardi di aver applicato la stessa tecnica al centro della nostra, cioè quel buco nero che già sappiamo esistere, perché ho fatto vedere l'altro però al centro della nostra galassia, quindi ci si aspetta qualche immagine, certamente sarà diversa perché probabilmente è messo geometricamente diverso, però sarà una cosa di grande interesse. Poi è il nostro, quindi è più vicino. E se è più vicino è un vantaggio, che è apparentemente più grosso, ma uno svantaggio, che tu perché in realtà è più piccolo come massa di quelle di 10.000 volte più piccolo, e quindi anche il raggio dell'orizzonte di 10 volte è più vicino, però. E inoltre fra noi e lui siamo sul disco del. Siamo sul piano, se fossimo fuori, diciamo, siamo sul piano, che in mezzo un sacco di roba, per cui è molto più.